La casa di riposo Carlo Campanini di Sant'Omero non c'è più. Il trasferimento degli anziani, annunciato dalla ASPU e dalla Regione nelle altre strutture della provincia, è stato concluso. La struttura comunale, che aveva accolto il ricovero dopo che la vecchia sede dell'ASL era stata dichiarata inagibile, non resterà però vuota. L'amministrazione comunale la destinerà infatti ad asilo nido, riportandola all'originaria destinazione. Purtroppo si è chiuso un capitolo importante per la nostra comunità, qual è quello della casa di riposo Carlo Campanini, per il quale comunque continuiamo ad avere speranze da parte della Regione Abruzzo di riuscire ad ottenere un finanziamento o per la ristrutturazione o per la creazione di una nuova casa di riposo, per l'individuazione di una sede idonea all'interno del nostro comune. Nel frattempo, come amministrazione comunale, non siamo rimasti a guardare e siamo subito operativi nella costituzione di un asilo nido e pertanto quindi cercando di dare una risposta alle esigenze delle nostre famiglie che non avevano una struttura così importante sul territorio, seppure dal punto di vista dell'edificio era stato creato dall'amministrazione nel 2015. Oggi finalmente abbiamo predisposto il progetto per la creazione dell'asilo nido, un progetto che vedrà realizzarsi nei prossimi mesi e che prevederà la possibilità di ospitare fino a 39 bambini all'interno dell'edificio e per il quale il Comune ha già messo in bilancio circa 45.000 euro per la ristrutturazione, per adibire con i necessari arredi, per inaugurarla il primo possibile e far sì che già da quest'anno, per ottobre, si possa avere l'inizio di un'attività così importante. I 16 anziani rimasti sono stati trasferiti a Civitella del Tronto, Teramo e Nereto, mentre buona parte del personale è stato riassorbito dalla cooperativa che gestisce le altre case di riposo.